Abbiamo chiamato Raffaele Mastro, molti di voi lo conosceranno, molti di voi lo avranno sentito perché lavora alla redazione di Radio Popolare, ma soprattutto perché al di là di essere un inviato in Medio Oriente e in America Latina, la sua storia di inviato si è svolta soprattutto in Africa. È stato in Nigeria tantissime volte, la Nigeria è un paese che conosce molto bene, allora abbiamo pensato di chiamarlo per due motivi. Uno, appunto, per il titolo della serata che si chiama appunto Vivere oggi in Nigeria, e quindi sulla falsariga anche degli altri incontri in Medio Oriente, chiedergli come si vive in Nigeria oggi, ricordandoci comunque sempre di quello che ci hanno detto i due professori che sono arrivati per vedere di fare dei confronti sia politici che economici. E poi perché Raffaele, là sul banco li vedrete, ha scritto questo libro che è Califfato Nero, e come sapete Boko Haram in Nigeria conta tantissimo e ha cambiato, sta cambiando, poi chiederemo se cambierà ancora, le sorti di questo enorme paese. Sul banco poi troverete invece fresca fresca l'ultima novità di Raffaele, che si chiama In Africa, semplicemente, che è perfetta per la serata di stasera, perché naturalmente sfruttiamo Raffaele anche per parlare d'altro. Tra l'altro, tra due puntate, quando parleremo della Costa d'Avorio, sarà ancora Raffaele a venirci a trovare, quindi possiamo tranquillamente anche allargare il discorso un po' al di là della Nigeria, anche se la Nigeria è comunque già abbastanza impegnativa. Quindi lascerei la parola a Raffaele, poi naturalmente lui ci tiene tantissimo, guai a voi se non fate delle domande, ci proverò anch'io e vediamo come va. Grazie però. Beh, grazie a voi innanzitutto anche di esserci, perché guardate, non è, io mi sono stupito a vedere il numero. Quindi uscire di casa di questi tempi per parlare d'Africa, che sembra una cosa così lontana, è una cosa notevole. Quindi, bene, però l'Africa sembra solo apparentemente lontanissima. Guardate che ci riguarda da vicino. Io dico sempre, non dobbiamo parlare d'Africa perché siamo buoni, per buonismo, dobbiamo parlare d'Africa per opportunismo, perché con questo continente avremo a che fare in continuazione nel prossimo futuro. Possiamo farlo in un modo o in un altro, e da questo dipende anche la nostra vita. Quindi, è bene conoscere un po' di più. Io spero di essere all'altezza e di darvi degli elementi per conoscere un po' di più anche quello che sta accadendo, perché guardate, quella questione migranti riguarda l'Africa e ci riguarda. Però qua dobbiamo partire dalla Nigeria, e giustamente diceva Dario, il professor Calchinovati, dai suoi appunti parlando d'Africa in generale, la Nigeria è venuta fuori diverse volte. In effetti, la Nigeria è uno dei paesi più importanti del continente africano. A parte i numeri, che a me di solito i numeri non appassionano più che tanto, perché raccontano molte volte una realtà un po' distorta. Però sui numeri, la Nigeria è il paese più popoloso di tutta l'Africa. La Nigeria sulla carta ha il prodotto interno lordo più alto di tutto il continente africano, anche del Sudafrica, che fino a pochi anni fa, pochissimo tempo fa, era il continente con il PIL più alto. Tenete conto che il Sudafrica appunto fa parte dei cosiddetti BRICS, cioè i paesi emergenti. La Nigeria ha un PIL più alto. Purtroppo, se si divide quel PIL per la popolazione, risulta che la Nigeria è un paese povero, perché la popolazione è tanta. Vi dicevo prima, la Nigeria è il paese più popoloso di tutta l'Africa. Si dice 170-180 milioni di abitanti, ma saranno sicuramente di più, perché in Africa è difficile fare i censimenti. Non so a quando risale l'ultimo censimento in Nigeria, e quasi sicuramente quella cifra è una proiezione su quel censimento un po' vecchio, e le proiezioni insomma lasciano sempre
a desiderare. Un'altra proiezione è che fra 20 anni la Nigeria continuerà a essere il paese più popoloso d'Africa, ma diventerà anche il terzo paese con più abitanti al mondo. Cina, terzo paese al mondo. Cina, India e Nigeria. Quindi qualcosa avremo a che fare sicuramente con entità di questo genere. Poi tenete conto che la Nigeria è il paese che sforna più profughi, più migranti in Italia. Credo che si contenda il primato con gli Eritrei, con i quali noi abbiamo una storia anche coloniale, insomma. Bene, la Nigeria è una federazione di stati, 54, più un territorio, quello di Abuja, la capitale. È una federazione ed è nata nell'epoca delle indipendenze, cioè il 1960, quando tutta l'Africa diventava indipendente, insomma il colonialismo era diventato anacronistico, come qualche secolo prima era diventato anacronistico lo schiavismo. Anche a quel punto anche il colonialismo diventava una cosa che non poteva più reggere. Era un vantaggio certamente per i paesi, per le potenze coloniali, che però avevano sempre più problemi anche a gestire, e soprattutto in Africa, questo si dice poco, ma c'era, in Africa c'era una spinta, una voglia, un desiderio di indipendenza fortissimo. E in alcuni casi noi siamo abituati a pensare alla resistenza in Italia, alla cacciata del fascismo, alla seconda guerra mondiale, ma guardate che in Africa c'è stato qualcosa di questo genere. Ovviamente le potenze che stavano da questa parte fanno un po' fatica a raccontarlo. Si fa fatica a raccontare, guardate, non sembra una cosa alla quale è difficile credere, però guardate che l'Italia, per esempio, ha restituito un obelisco etiope, quell'obelisco che stava a Roma, che era stato portato in Italia ai tempi del fascismo e abbelliva una piazza di Roma. Bene, quella roba lì era una cosa che non era nostra e l'Etiopia la richiedeva da tempo. Noi siamo riusciti con mille modi a non consegnarla fino a 7-8 anni fa, quando finalmente è stata riportata giù. Con mille scuse, non ci stava sull'aereo, era troppo pesante, non c'era la pista giusta, eccetera. Era stato portato durante il fascismo, quindi qualche decennio prima. Il problema è che si fa fatica a riconoscere la storia coloniale, si fa fatica storicamente ad ammettere le proprie colpe, i propri sbagli. Altra cosa, qualcuno di voi sa cos'è Adua? Ecco, la battaglia di Adua lì è una dimostrazione di quanto gli africani resistevano, hanno resistito, hanno cercato, hanno chiesto, hanno voluto la libertà e l'indipendenza. Bene, 1960 il colonialismo praticamente finisce, tutti i paesi diventano indipendenti, ma le potenze coloniali non vanno via così, ognuno cerca di ritagliare quei confini sulla base dei propri interessi. E non mi dilungo, si potrebbe parlare di tanti paesi da questo punto di vista per capire com'era il processo, ma concentrandoci sulla Nigeria, l'ex madrepatria, cioè la Gran Bretagna, vuole che quel territorio, la Nigeria, sia un paese unico.
E guardate che quel territorio è un paese di contraddizioni, eh? Perché il nord è abitato storicamente da popolazioni di religione musulmana. Il sud è abitato da popolazioni di religione cristiana, il nord è semidesertico, povero, il sud è iperpopolato, il fatto che la Nigeria sia il paese più popoloso è determinato dal sud. Il nord è povero, il sud è ricco. È ricco dal punto di vista anche commerciale, prima ancora che si scoprisse il petrolio. E quello è un tema ovviamente fondamentale se parliamo di Nigeria, ma ci arriviamo. Bene, quindi la Gran Bretagna desidera che quel paese sia un paese unico e quindi ritaglia quei confini, riesce a lasciare le cose in modo che si faccia un paese federale, perché il fatto di fare un paese federale è l'escamotage per tenere insieme paesi e realtà molto differenti. Quindi 52 34 territori, stati, e quindi nasce la Nigeria indipendente, praticamente un mostro. Poco prima della... un mostro perché è veramente, tiene insieme culture profondamente diverse. Guardate, la Nigeria è una, ha una frattura fortissima tra nord e sud, ve lo dicevo, intanto sulla questione religiosa, poi anche sulle questioni commerciali. Al nord il territorio è semidesertico, le popolazioni che lo abitano, Fulani e Hausa, sono popolazioni seminomadi che vivono soprattutto con gli animali. Perché? Perché l'agricoltura lì è difficile da praticare. Il sud invece è all'equatore, è un luogo di foreste, di vegetazione rigogliosa, abitato da popolazioni in nella parte occidentale verso Lagos, dagli Yoruba, storica etnia nigeriana importantissima, e nell'est gli Igbo, suddivisi in tante altre etnie. La famiglia Igbo è una cosa veramente abbastanza complicata. Cristiani. Cristiani e animisti, cristiani perché lì poi quando sono arrivati i bianchi hanno portato anche la religione. C'è un libro bellissimo che veramente vi consiglio perché fa capire che cosa ha significato l'arrivo dei bianchi. Il libro è di Chinua Achebe, uno scrittore nigeriano, il titolo è Il crollo, è veramente lì si capisce qual è stato l'impatto dell'arrivo del bianco. Poi ce ne sono molti altri, se abbiamo tempi di libri ve ne devo elencare un po'. Bene, quindi nasce la Nigeria. Nasce la Nigeria 1960 e c'è immediatamente il primo scontro. 1956 viene scoperto il petrolio nel delta del Niger, quindi nella parte sud-orientale della Nigeria. 1956, quindi c'era ancora la Gran Bretagna. Sono andato a vedere dove è stato scoperto il petrolio. La località si chiama Oloibiri, ci si deve inoltrare nello stato di Bayelsa, e a un certo punto si arriva in un posto in cui c'è questo oleodotto che esce da sottoterra, arrugginito, coperto, tappato, perché da lì è un pozzo esaurito, ed è ancora Nigeria profonda, foresta. E io quando sono arrivato lì mi sono immaginato la scena, i tecnici della Shell che avevano detto che lì c'era il petrolio, che
che hanno visto il primo zampillo di oro nero e che quindi hanno esultato. E mi immaginavo gli africani lì intorno, c'erano anche quando sono andato a vedere io sto posto e loro non capivano perché un bianco andava a vedere un rottame così, ma anche allora probabilmente mentre i tecnici della Shell esultavano, gli africani dicevano: ma questi sono matti, sta roba qui fa puzza, è oleosa, macchia, fa schifo, e questi qua sono contenti. Purtroppo se ne sono accorti dopo, ci arriviamo, perché questo, ripeto, è un capitolo importante. Quindi 1960 è il primo impatto della Nigeria con il fatto che la Gran Bretagna ha lasciato un paese così, un paese che faceva fatica a stare insieme. Il primo impatto è la guerra del Biafra, i più anziani se la ricorderanno. Quello fu la prima grande delusione non solo della Nigeria ma dell'Africa, cioè l'Africa indipendente nasce con grandissime speranze, con ci abbiamo avuto lo schiavismo, ci abbiamo avuto il colonialismo, finalmente siamo liberi e indipendenti, ora possiamo far vedere come cosa valiamo e come possiamo svilupparci. Niente, prima tremenda guerra, una guerra veramente tremenda. Il Biafra è la parte orientale della Nigeria. Cosa volevano? Volevano l'indipendenza, c'era il petrolio, era appena stato scoperto e lì c'era la ricchezza, e quelli dicevano: ma perché la dobbiamo dividere con quelli del nord? Che cosa abbiamo da spartire con questi? Anche storicamente nulla, con gli altri, con i commercianti Yoruba. E quindi lì scoppia questa guerra, e le immagini di quest'Africa che si divora a vicenda fanno il giro del mondo e sono la prima grande delusione. Poi ce ne saranno, perché tutti i colpi di Stato in Africa, le guerre civili, eccetera. Però il primo impatto, la prima delusione è lì. Questa guerra viene vinta da quelli che non vogliono ovviamente la secessione, la Nigeria rimane quel paese, e tenete conto che i colonialisti, venendo via la Gran Bretagna, cosa facevano i paesi, le ex madre patrie? Cercavano di lasciare il potere, e quasi sempre ci sono riusciti, a chi garantiva di più i loro interessi. Lo abbiamo fatto anche noi, in Somalia, noi siamo la madre patria di quella Somalia, abbiamo lasciato il potere a un signore che si chiamava Siad Barr, che aveva studiato la carabiniere in Italia, lui era un carabiniere in Italia. E perché lo lasciamo a quel personaggio? Perché quello ci garantisce un po' di più i nostri interessi. E così fa la Gran Bretagna. Cosa fa la Gran Bretagna? Preferisce affidare il potere di tutto questo grande paese, cioè il potere centrale, il potere federale, alle lobby politiche, economiche, militari del nord. Non c'era, come c'è oggi, una questione islamica, no? Tutti lì pensavano che questa cosa si sarebbe ammorbidita negli anni, e invece oggi è diventata una frattura, un tema sul quale ragionare, ma anche qui se avremo tempo ci entriamo. Quindi lasciano il potere alle lobby politiche e militari del nord, tanto è vero che la Nigeria viene governata da giunte militari feroci, veramente, alcune veramente feroci, tutte espressione del nord. Viene governata fino al 1999, perché nel 1999 che cosa succede? Che negli anni 90 l'Europa, l'Occidente cominciano a, e lo vediamo, la storia, la guerra in Iraq, esportiamo democrazia, chiediamo
al mondo democrazia, finisce la guerra fredda, il mondo diviso in blocchi non c'è più, e le potenze occidentali tutte cominciano a chiedere che in Africa si facciano elezioni, ci sia il multipartitismo, ci sia la democrazia. E quindi nel 1999, a furia di strattoni, in Nigeria si vota. E se si vota in Nigeria cosa succede? Al sud sono iperpopolati, al nord sono di meno, molti di meno. Che vince il sud? Infatti vince per la prima volta un uomo del sud di religione cristiana, Olusegun Obasanjo. Ci sono molti africani, immagino nigeriani, ricorderanno questo nome. È il primo presidente, un ex militare, perché da lì si esce poco, si fa fatica a lasciare, i militari fanno fatica a lasciare il potere. Olusegun Obasanjo però diventa il primo presidente cristiano del sud. Cosa succedeva? Che quando il potere era detenuto da queste lobby militari del nord, in uno stato federale, tutto quello che si guadagna, tutto quello che entra nello stato viene convogliato nelle casse federali, e poi il governo federale lo deve distribuire ai vari stati. Ovviamente se questa operazione la facevano le giunte militari espressione del nord, la facevano in un certo modo. C'erano forti investimenti al nord, molte volte investimenti che finivano in rivoli inconfessabili, che riempivano i conti correnti dei dittatori, eccetera. Nel 1999, che prende il potere un uomo del sud, quelli del nord sono contenti? No, ovviamente. E qui arriviamo alla storia nostra, quella che ci riguarda molto da vicino e le cui conseguenze vediamo ancora oggi. Quelli del sud cosa fanno? Quelli del nord cosa fanno? Hanno bisogno di dire al potere centrale: guarda che noi vogliamo attingere ancora a quella ricchezza che adesso gestisci tu. E quindi cosa fanno? I 14 stati del nord dichiarano la legge coranica, la Sharia. Sono islamici storicamente, da sempre. Non avevano mai sentito il bisogno di dichiarare la legge coranica. Nel 2000 sentono questo bisogno. Che cos'è questa roba? È un ricatto verso il potere centrale. Perché? Perché la legge coranica fa discendere anche un sistema giuridico dal Corano, dalla religione. E mentre invece la Nigeria, paese federale, paese laico sulla carta, adottava un sistema giuridico che era quello lasciato dai colonialisti, quindi una cosa molto molto simile al sistema anglosassone. Può esistere un paese unico con due sistemi giuridici? No. E quindi questa cosa, questa prova di forza del nord era un ricatto al potere centrale: voglio continuare a partecipare alle ricchezze del paese, soprattutto alle ricchezze petrolifere. Olusegun Obasanjo resiste, ha l'appoggio di tutta la comunità internazionale, ma è una resistenza dura, è difficile far esistere un paese con due sistemi giuridici. Ma lui resiste, e allora quelli del nord affondano il coltello, trovano due donne, prima una e dopo qualche mese un'altra. Conosco bene questa storia perché ci ho scritto un libro che trovate laggiù. Trovano una povera donna, Safia, da
condannare alla lapidazione colpevole di adulterio. Badate, c'erano veramente tutti gli elementi, scusate che ho caldo, c'erano veramente tutti gli elementi per far fare a questa notizia il giro del mondo. Condannata alla lapidazione. Lapidazione è una cosa fetente. Un cappuccio in testa, sepolta fino qui, e tutto il villaggio che tira le pietre. Non troppo grandi, perché sennò la ammazzano subito, non troppo piccole, perché sennò non gli fanno niente, ma finché muore. Colpevole di adulterio. Ma l'adulterio, secondo la legge coranica, è semplicemente il fatto di avere un figlio e non avere un marito. Safia era stata ripudiata 6 mesi prima. Ripudiata è divorzio, ed è semplicissimo. Il marito, alla presenza di un testimone, dice: ti ripudio, ti ripudio, ti ripudio. Divorzio eseguito. La povera Safia ha un figlio, quindi adultera, una figlia, e viene condannata alla lapidazione. Ovviamente il mondo protesta. Qualcuno ricorderà che ci furono delle campagne internazionali su questo. Fu una cosa talmente viva, forte, che l'editore per il quale scrivevo ai tempi mi disse: Safia deve scrivere un libro, deve raccontare la sua storia, e mi spedì in Nigeria fino a trovarla nello stato di Sokoto. Quella sarebbe un'altra conferenza a parte, ma è una storia fantastica, veramente bella. Quindi Safia poi viene assolta quando il potere centrale resiste ancora. Viene trovata un'altra donna, Amina, condannata anche lei per le stesse colpe, eccetera, anche lei assolta quando non c'era più bisogno che fossero condannate. Tant'è vero che viene assolta perché l'avvocato di Safia trova una sura nel Corano che dice che il seme maschile può dormire anche per 3 anni nell'utero femminile, e quindi evidentemente poteva essere assolta, no? Ovviamente era una barzelletta, ma è che non c'era più il bisogno. Il potere centrale aveva resistito, e quindi questo non era il canale, non era il modo giusto. Badate che in quegli anni, è in quegli anni 2002, che a Maiduguri, estremo oriente, nord orientale della Nigeria, capitale del Borno, nasce Boko Haram. Boko Haram nasce da un signore, un imam, che si chiamava Mohammed Yusuf, e che era un imam molto contestatore, protestava con la corruzione, con la polizia, con la politica della Nigeria, e protestava naturalmente anche perché i costumi erano un po' sfilacciati. Boko Haram rimane lì, nello stato di Borno. Per la verità, qui ci sarebbe da aprire un capitolo sul libro, chi lo legge lo trova abbastanza bene. Boko Haram non nasce dal nulla, anche Mohammed Yusuf, lì c'era una storia di formazioni islamiche puriste, diciamo, no? E Boko Haram nasce su quella scia. Nel 2009, e contesta, protesta, è una spina nel fianco a Boko Haram del potere. Mohammed Yusuf riceve, questi sono provati, riceve finanziamenti per costruire la sua moschea e una scuola coranica, una madrassa. Riceve finanziamenti dal governatore dello stato di Borno e di Kano. Questa è una dimostrazione che Boko Haram era una necessità politica. Poi dopo si chiude tutto, l'informazione non gira più, ma è presumibile che i finanziamenti e la sostanza a Boko Haram continuano ad arrivare dalle
dalle centrali del potere locale, che si sentiva usurpato dal potere federale di Orsolino Basangio. Nel 2009 Mohamed Yusuf viene arrestato e muore in carcere, probabilmente viene ucciso. Lì Boko Haram cambia. Da lì Boko Haram, io avevo fatto un viaggio in Nigeria nel 2009, Boko Haram li avevo visti, facevano questi cortei da aver paura, ma con macete e bastoni. Quattro anni dopo, Boko Haram aveva esplosivo in quantità infinite, gente che sapeva usarlo, combattenti esperti, una buona capacità logistica. Ci vogliono soldi per fare queste cose. Qualcuno ha investito su Boko Haram. E se proviamo a pensare che c'è un filo rosso, la dichiarazione della legge coranica, i casi di Safia e Amina, questi finanziamenti che arrivano a Mohamed Yusuf, eccetera, e allora forse possiamo cominciare a pensare che c'è veramente un filo rosso che ha guidato e che ha portato alla situazione attuale. C'è una cosa che mi sono dimenticato di dirvi. In quegli anni succede anche un'altra cosa. La fascia centrale della Nigeria è una fascia, è un territorio in cui la poliomielite è endemica. Quindi le grandi agenzie internazionali, l'OMS, eccetera, facevano lì campagne di vaccinazioni intensissime ogni anno, no? Per i bambini. Il vaccino c'era, costava pochissimo, per cui si trattava semplicemente di distribuirlo. C'era un problema con la catena del freddo, perché bisogna portarlo, deve stare refrigerato, ma insomma si riusciva. A un certo punto nel nord i governatori dicono che non vogliono, interrompono le campagne di vaccinazione. Motivo? I vaccini fabbricati in Europa contenevano delle sostanze che affievolivano il sentimento islamico. Ovviamente il mondo protesta. Con chi protesta? Con il potere centrale. Che cos'è questa roba? Un ulteriore ricatto di quelli del nord, che vogliono partecipare al potere. E come vedete, siamo quasi arrivati ai giorni nostri, eh? Quindi mi fermo un attimo e cerco di inquadrare ancora un po' la questione Nigeria oggi. La Nigeria oggi è un paese, guardate, io ci sono stato diverse volte, è un paese davvero affascinante. Peccato che è violento, incasinato, corrotto. E anche il visitatore come me, che comunque è abituato a muoversi in Africa, solo deve vivere un po' a spizzichi e bocconi, perché per esempio in Nigeria oggi, se io bianco arrivo lì e esco a Lagos, in un quartiere di Lagos, credo di avere 30 secondi di tempo e non mi rimangono nemmeno le mutande. Perché purtroppo è così. Io ho viaggiato, l'ultimo viaggio in Nigeria, nel delta del Niger, ho dovuto avere una scorta. Per uscire dall'aeroporto di Enugu ci ho impiegato 3 ore e mezzo, perché tutti chiedevano soldi, ma tutti, e tutti hanno minacciato di arrestarmi. Io mi sentivo abbastanza forte perché mi aspettavano fuori, ma era gente che non poteva varcare la dogana, però mi aspettavano fuori, lo sapevo, sapevo che se anche fosse successo qualcosa non sarebbe durato a lungo, ma ci ho impiegato 3 ore e mezzo per uscire. Nessuno ha voluto vedere la mia valigia, era l'ultima delle cose che mi interessava altro. Ma nello stesso tempo è un paese veramente affascinante.
è veramente produttore di una cultura che secondo me è formidabile. A me piace tantissimo un cantante, Fela Kuti, famosissimo. Fela Kuti era uno che ha raccontato la Nigeria in musica. Se Bob Dylan ha preso il Nobel, forse lo meritava anche Fela Kuti, perché nessuno meglio di lui ha raccontato quel paese e nessuno meglio di lui ha saputo diventare un leader per la popolazione. Se Fela Kuti si fosse presentato candidato alla presidenza, avrebbe vinto. Ma Fela Kuti è stato più volte, lui suonava allo Shrine, che era un locale, aveva suonato a vedere la sua casa quando lui era già morto, ed era ancora frequentata da tutto il quartiere praticamente. Lui era nel paese dove oggi c'è Boko Haram, e Fela Kuti era un trasgressivo totale, con le ballerine sul palco, in un rito costruito appunto per fare anche spettacolo, ne ha sposate 24 tutte insieme. Cioè era veramente un personaggio grandioso, e non è solo. Guardate, la Nigeria ha prodotto un premio Nobel, Soyinka, ha prodotto un altro che avrebbe meritato il premio Nobel per la letteratura, un certo signore che si chiama Ken Saro-Wiwa. Ken Saro-Wiwa è stato impiccato e ha scritto delle cose poco tradotte qui, ma ha scritto delle cose che vi assicuro sono formidabili. Era un personaggio di una cultura profondissima, drammaturgo, scrittore, uomo politico. Fu impiccato perché chiedeva, e qui arriviamo all'ultima parte, il delta del Niger, che non può non essere raccontato, perché lui chiedeva che i proventi della vendita del petrolio rimanessero nel delta del Niger, per le popolazioni del delta del Niger. Perché il petrolio che viene venduto e viene concesso, comunque lui viene impiccato, adesso arrivo al delta del Niger così si capisce meglio, lui viene impiccato, c'è il mondo che chiede che gli si faccia la grazia, ma la Nigeria non cede. Siamo nel 1995, quindi c'erano ancora le giunte militari. La Nigeria non cede, la Shell, che era la maggiore imputata e accusata da parte di Ken Saro-Wiwa, non muove un dito perché lui possa ottenere la grazia, e così lui viene impiccato assieme ad altri 11. Lui era di etnia Ogoni. Gli Ogoni, tra le 20 etnie del delta del Niger, è una delle etnie che ha scelto la non violenza. Il delta del Niger. Per il delta del Niger ci fu la guerra del Biafra, ci furono queste cose di cui vi sto raccontando. Il delta del Niger è un posto veramente favoloso. Immaginate il fiume Niger, il grande fiume Niger, il secondo di tutta l'Africa, che nasce nella parte più orientale, in Liberia, Sierra Leone, nasce lì, fa tutto il giro, punta il deserto, dice porca boia quanto è, torna indietro, non fa come il Nilo, che invece il Nilo punta il deserto e dice via, lo passo, e sbuca nel Mediterraneo. No, il Niger punta il deserto, dice che è un po' impegnativo, torna indietro e si butta nel Golfo di Guinea, appunto la parte nord sud orientale dell'Africa, della Nigeria. Il delta di un grande fiume così, immaginatevi che cos'è. Il nostro piccolo Po forma un delta, si ramifica, eccetera. Lì il delta del Niger è un territorio grande 2/3 d'Italia, abitato da 20 milioni di persone,
ed è un posto formidabile, acqua dolce, equatore, acqua dolce serve per irrigare, all'equatore con un sole poderoso, buttate qualcosa in terra, cresce, ricchezza ittica infinita, pesci d'acqua dolce e pesci di acqua salata, siamo all'equatore, quindi frutta, tutta la frutta tropicale. La sfiga è che conoscono, che scoprono il petrolio, o lo ibiri, ve l'ho raccontato prima. Oggi il delta del Niger che cos'è? Oggi il delta del Niger è uno dei luoghi più inquinati del mondo. Tutte le compagnie petrolifere sono arrivate lì nel 1956, c'è il petrolio, ce n'è tanto, è di buona qualità. Quindi arrivano lì a frotte, arrivano tutti, anche la nostra Eni, si presentano alle giunte militari di quell'epoca, fanno accordi rapidamente, le giunte militari non è che dicevano in Norvegia c'è lo stesso petrolio, ma se voi andate nel sito petrolifero della Nigeria non vi accorgete nemmeno che c'è il petrolio. Lì se ne accorgono, fasci di oleodotti che attraversano il delta, questa foresta rigogliosa di mangrovie, poi è una cosa veramente, voi la vedete bellissima, se vi avvicinate puzza. Quindi fasci di oleodotti che piazzano in quegli anni tutti corsa all'oro nero, che ovviamente dopo un po' perdono, si rompono, vengono sabotati. Oggi se voi in Nigeria mangiate un igname, igname sono quei tuberoni grossi che sono il cibo, uno dei cibi principali, il retrogusto sa di petrolio. Se mangiate la manioca, uguale. Se mangiate un pesce, uguale. E se viaggiate, come ho fatto, come mi è capitato di fare nel delta del Niger, tra le mangrovie, veramente una cosa spettacolare, ma in molti posti trovate delle chiazze oleose che veramente vi fanno capire che cos'è lì. Non solo, arrivate in un villaggio e da quella rigogliosa vegetazione spunta una ciminiera con in cima un fiammone, è il gas flaring. Il gas flaring è il gas che si deve bruciare, è il gas del discarto dell'estrazione del petrolio. Risultato? Fiammone, fuligine dappertutto che ricopre uomini e cose. Le popolazioni del delta del Niger, 20 milioni circa, compresi gli ogoni di Kensarawiwa, ma gli Joi, ce ne sono diverse. Bene, queste popolazioni nei loro villaggi non hanno luce elettrica, non hanno acqua potabile, non hanno fogne. Bene, quel petrolio che produce energia, che produce sanità, che produce scuola, istruzione, potere, luce, in tutto il mondo lì no. Ora, questo è il delta del Niger. Io mi fermo un momento e visto che la questione fondamentale di questi nostri tempi è la questione immigrazione, chiederei ai nostri politici, ma un giovane nigeriano che vive nel delta del Niger, le compagnie arrivano lì, non assumono gli ingegneri nigeriani, che sono bravi e che hanno studiato da ingegnere, perché hanno detto se c'è il petrolio vengono le compagnie, magari no, loro no, le compagnie petrolifere se li portano da qui, qualcuno è anche assunto lì, ma poca roba. Domanda, un giovane nigeriano che vuole avere una chance nella vita e dopo un po' si accorge che proprio lì non ce n'è, cosa fa? Una giovane donna nigeriana dello stato di Borno, dove c'è Boko Haram. Boko Haram significa l'educazione occidentale è peccato, in lingua hausa, quindi non si può andare a scuola. Boko Haram non credono che la terra sia rotonda, perché sul Corano non c'è mai scritto.
Boko Haram non credono che la pioggia sia un fenomeno di evaporazione e condensazione dell'acqua, perché la pioggia è una benedizione o una maledizione di Allah. Bene, una donna che nasce lì, ma cosa deve fare? Se ha la possibilità, va via. E oltretutto, guardate che stiamo parlando di un paese terribilmente corrotto, dove veramente si può fare davvero poco. Io mi immagino a me, io, 25 anni, se qua mi avessero detto, guarda, non ti puoi muovere dal tuo quartiere, devi stare qui, non si sa se troverai un lavoro, probabilmente no, beh, io sarei scappato, e credo molti di voi. Oggi il fenomeno immigrazione è questo: vivere in Nigeria è una cosa complessa, eppure io trovo che la Nigeria sia un paese di grandissime capacità, creativo. L'ultima volta che sono andato in Nigeria sono andato a vedere due cose e mi sono detto, ma un nigeriano che ha inventato un campo di calcio con sotto con l'erba finta e sotto dei pannelli che con l'energia cinetica fanno accendere i fari per illuminare il campo, cioè gli è venuto in mente a lui. Un altro, un ingegnere non assunto dalle compagnie petrolifere, che ha costruito una macchina a emissioni zero o minime con i pannelli solari sopra il tetto. Sono andato a vederla questa macchina, era il muso del maggiolone, le portiere di una Peugeot che in Africa occidentale sono state le mani. Bene, questi inventano. Altra cosa, sapete una cosa veramente formidabile? Nollywood, N-Hollywood, cioè la grandissima produzione, un posto come Hollywood dove si fanno film in Nigeria, e la Nigeria è una delle, oltre al petrolio c'è questa attività, la Nigeria vende film in tutta l'Africa. Io mi ricordo una volta, se noi li vediamo quei film non ci piacciono ovviamente, ma sono nigeriani, è la loro produzione. E a me da piccolino non mi piaceva Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che mi sembravano stupidi, ma era una nostra produzione. Bene, questi fanno film in quantità infinite e vendono in tutta l'Africa. A me, girando l'Africa, in molte baraccopoli, in molti mercati, ho comprato i film nigeriani. In Sierra Leone una volta c'era una situazione un po' critica con la sicurezza, per cui dovevo mangiare in hotel. E l'hotel era l'unico posto dove c'era, se andava via la corrente, che andava via, c'era un generatore che partiva. Quindi mangiavo nel ristorante dell'hotel e ogni sera quando scendevo le tre cameriere erano attaccate alla televisione, ipnotizzate da film nigeriani, e non si staccavano, io li vedevo, sorridevo, perché poi c'è tutta la vita della Nigeria, il guaritore, il capo famiglia, il capo villaggio, il potente, eccetera. E sono film veramente venduti dappertutto, se li sono inventati loro. Guardate, la Nigeria è un paese potenzialmente fantastico. Peccato che sia più o meno quello che vi ho raccontato, cioè con tanti problemi. E i nigeriani, la gente ha veramente voglia di vivere. Poi se c'è tempo facciamo un passaggio sulle questioni di attualità. Mi fermerei qui se ci sono domande, richieste. Ma intanto io vorrei ricordare anche quello che aveva detto, e questa facciamo che la prima domanda, ne parlavo anche in auto prima, ricordando la questione economica e ricordando le parole del professor Carbone, no? Che appunto diceva di questo PIL di alcuni di questi stati africani che negli anni prima del 2015 sono schizzati su, e tu appunto mi facevi notare che il fatto che schizzi il PIL non vuol dire appunto che le persone stiano tutte bene. Poi, tornando alla questione che ti riguarda direttamente, cioè quella dell'informazione, dipende poi noi cosa leggiamo, perché poi viene a sapere che per due donne
appunto, che praticamente sono trovate, possiamo dirlo, coinvolte in un affare quasi di tipo internazionale, per cui il nord premeva il sud e alla fine c'erano di mezzo due donne, capisci che anche l'informazione che ci arriva è molto molto distorta. Non so, faccio un esempio: lui parla della Nigeria così, poi su una delle pagine di Pagina 99, che è un settimanale, c'è scritto "Nigeriani su Marte, la corsa allo spazio". Ora, se te leggi il titolo dici: ma come? Cioè, qui scappano, arrivano, là va su Marte, c'è qualcosa che ti sballa. Quindi dal punto di vista economico mi sembra di capire che c'è il PIL che schizza, ma solo per poca gente, prima cosa. La seconda cosa che volevo dire su Boko Haram è che mi ha colpito molto del libro di Raffaele una frase, perché lui giustamente il tempo è quello che è, qui non è entrato nelle varie fasi che Boko Haram passa all'inizio. C'è a un certo punto, dimmi se sbaglio, una sorta di cioè un pezzo di Boko Haram praticamente si stacca, no? Boko Haram diventa violentissimo, è un movimento che fa più morti dell'ISIS nel 2014, quindi noi qui continuiamo a sentirci parlare di ISIS, Boko Haram ne fa molti di più, però c'è un pezzo di ISIS che si stacca perché ritiene che chi sta comandando l'ISIS in quel momento lì appunto uccide senza tanti problemi. E Raffaele qui, secondo me, è da leggere, perché poi uno davvero si fa un'idea. Io mi sono fatto un'idea, poi leggo questa cosa e dico: oh, qui Raffaele prende le cantonate, oppure io non ho capito una mazza. Poi ho finito il libro, ho capito che io non ho capito una mazza, e vi leggo questo pezzo e poi appunto volevo chiederti cosa ne pensavi. A un certo punto questo leader che si stacca, che si chiama Khalid al-Barnawi, uno dei principali seguaci di Muhammad Yusuf, appunto, che diceva prima Raffaele, motiva la presa di stanza affermando che le azioni di Boko Haram, parole sue, sono disumane per la comunità islamica. Noi non uccidiamo per motivi religiosi, ma solo per autodifesa. Il peccato di uccidere un musulmano è secondo solo al peccato di accettare leggi diverse dalla Sharia. L'Islam vieta l'uccisione di persone innocenti, inclusi i non musulmani. Ora, cioè, se io penso a quello che sento in TV, dico: qui c'è un errore, o qui c'è qualcosa che non gira. Ecco, questa è la seconda domanda che ti faccio. Cioè, qui c'è qualcosa che almeno a me, qui da cittadino che legge i giornali, questa cosa a me non arriva, che c'è una parte che è completamente lontana da quello che leggiamo sui giornali. Ecco, se vogliamo cominciare così, poi loro pensano, o se ci sono già altre domande le uniamo a queste due. Scusa, la prima domanda è quella relativa all'economia, cioè al fatto che le notizie che ci arrivano sui giornali, cioè, sono una cosa veramente diversa da quella che ci stai dicendo tu, e giustamente il professor Carbone diceva: il PIL schizza in alto. Sì, allora parto da questa prima che mi sta abbastanza a cuore. È vero, il PIL di molti paesi africani e della Nigeria in primo luogo è schizzato in alto, ma che cosa succede? Il PIL registra le attività economiche che avvengono in un paese, quindi le transazioni, l'ingresso di denaro, eccetera. Come tutti sappiamo, in questi anni sono arrivati i cinesi che, per esempio, in Nigeria hanno investito tantissimo. I cinesi non guardano in faccia nessuno, vanno dal presidente e gli dicono: guarda, tu hai dei bei giacimenti di uranio, se me li dai io ti rifaccio tutti i palazzi istituzionali, ti faccio 10 centri commerciali, 2 stadi e le strade e qualche ponte. Le strade preferibilmente quelle che mi aiutano a portare i materiali di cui ho bisogno in un porto internazionale. E i presidenti, se sono appena un po' corrotti, dicono: va bene, sì, così si vede che ho fatto qualcosa, ma a me quanto mi dai? E ci stanno.
questa attività viene registrata nel PIL e quindi il PIL cresce, ma il problema vero è che quel denaro andrebbe distribuito. Se non viene distribuito è solo registrato il passaggio. In altre parole, se io vado in Nigeria e nella Nigeria, che adesso non è più così perché è precipitata, adesso è un disastro assoluto, ma se andavo in Nigeria nel 2013 e dicevo qua c'è un PIL favoloso, vado a vedere che cosa è successo nel delta del Niger, cioè se finalmente i villaggi hanno la luce, non ce l'avevano. Perché? Perché c'è un passaggio lì che deve avvenire, cioè la ricchezza deve essere distribuita. Se non è distribuita è veramente solo un passaggio, e chi si è arricchito? Si è arricchita la classe politica al potere, che molte volte è una classe politica non corrotta, di più. Potremmo qui fare un elenco, le classi politiche al potere sono uno dei disastri dell'Africa. In paesi miracolosi come l'Angola, la classe politica al potere non è mai cambiata dall'indipendenza, in Mozambico uguale, in Etiopia uguale, e possiamo fare l'elenco dei paesi dell'Africa, forse si salva qualcuno, Senegal, Ghana, Tanzania, ma pochi altri, Gabon, il Gabon, piccolo Gabon, è un paese petrolifero, è stato governato per 42 anni, 42, da un signore che si chiamava Omar Bongo, è morto. Chi ha il potere? Il figlio. Sapete perché? È un paese petrolifero, il Gabon dà il suo petrolio quasi in regime di monopolio da sempre alla multinazionale francese del petrolio, la Elf e adesso la Total. Glielo dà a prezzi super vantaggiosi, ma la Francia avrà interesse a dire che il signor Bongo deve fare la democrazia, e non lo fa. Il problema è che bisogna distribuire la ricchezza, e quando ci sono classi politiche al potere così, guardate che un presidente in Africa per stare al potere deve fare questo: ho preso il potere, adesso ho paura di quel generale che mi potrebbe fare un golpe, cosa faccio? Gli do dei soldi. Ho paura di quell'altra lobby che sta crescendo, cosa faccio? Gli do dei soldi. Quindi queste classi politiche si gonfiano, si gonfiano, si gonfiano e diventano veramente onnivore, prendono tutto. Quei soldi dovrebbero essere distribuiti. Sapete come si fa per distribuire? Chi ha viaggiato in Africa sicuramente lo sa, le avrà viste queste scene. In molti paesi, parleremo della Costa d'Avorio, la Costa d'Avorio è una foresta fantastica. È stata rasata e ancora oggi succede in Mozambico, in molti paesi. Voi andate in questi paesi e non potete non incontrare dei camion con dei tronconi così timbrati che vengono portati verso un porto internazionale. Ora, sapete come si fa a fare la distribuzione della ricchezza? Il presidente che dice alla multinazionale del legno, all'IKEA del momento, gli dice: guarda, ti do la concessione per tagliare gli alberi, ma se vuoi portarli fuori così paghi delle tasse doganali infinite. Vuoi pagare meno? Fai la prima lavorazione qui. A destra dei mobilieri qui. Perché? Perché se io faccio lavorare lì la materia prima, sono costretto a dare degli stipendi, a creare un potere d'acquisto, a creare una domanda interna. La distribuzione dei soldi è questa roba qua, Ma i presidenti cosa fanno? Quanto mi dai? Io devo pagare quel generale che ho paura, prima o poi e poi se da Cina mi fa le strade eccetera, io faccio anche una bella figura da presidente, ma non è sviluppo,
Poi se passano veramente tanti soldi, come dicevo prima, io le prime volte che andavo in Etiopia vedevo frotte di gente con la poliomielite appena fuori dall'aeroporto. Oggi questi non ci sono più, evidentemente qualcosa è cambiato, un po' di distribuzione è stata fatta, ma non è sviluppo, servirebbe quella roba lì. Le classi dirigenti dovrebbero fare quella roba lì, non la fanno ancora oggi. Purtroppo c'è un dato che è drammatico, qui forse il professor Carboni mi contesterebbe, ma l'Africa esporta oggi prodotti manufatti appena appena superiori a quanto esportava nel, subito dopo l'indipendenza. E di cosa stiamo parlando? Cioè, voi vedete, io mi capita, vado in Africa, recentemente sono arrivato a Maputo, capitale del Mozambico, e quando sono uscito dall'aeroporto, anzi già in aeroporto ho detto ma questa non è Maputo, poi esco e dico no, non è Maputo, ho sbagliato aereo. No, era Maputo, cambiato tutto, aeroporto costruito dai cinesi, vetro e cemento, cose che vendono, centri commerciali, eccetera. Ma esci da Maputo e c'è il Mozambico di 30 anni fa, c'è il villaggetto che vive con il campo di manioca dietro le case, cioè... La distribuzione della ricchezza è una roba complessa, dovrebbero nascere imprese lì, dovrebbero essere facilitate queste cose. Io non le vedo ancora purtroppo in Africa, vedo una cosa che è, qual è il tappo più grosso? Il tappo più grosso sono queste classi dirigenti, devono andare via loro, ma cioè, se ci mettiamo adesso una cartina dell'Africa, cioè quello che è stato meno al potere è stato 20 anni, e attenzione, siccome nel quegli anni che vi dicevo l'Occidente ha cominciato a chiedere democrazia, e questi hanno fatto le elezioni, ma in Africa c'è una specie di legge di Murphy, il presidente che fa le elezioni le vince, e se il presidente che ha fatto le elezioni e le ha vinte non può più vincerle perché la Costituzione gli dice che non può fare un terzo mandato, cambia la Costituzione, è tutto così, eh? Oggi in questo momento mentre vi parlo un signore in Burundi, Pierre Nkurunziza, non poteva presentarsi, si è ripresentato e naturalmente ha vinto. Un altro signore, un certo Joseph Kabila, figlio del padre che governava il Congo, non si può presentare ma si ripresenterà. Ruanda, tanto decantato Ruanda, ma c'è un presidente che è lì da 20 anni e vince le elezioni con il 98%, in un paese in cui lui è Tutsi, i Tutsi sono la minoranza, sono il 25%, cioè è così, capite? Il problema è quello, che ci vorrebbero delle classi dirigenti capaci di dividere, di distribuire la ricchezza. Io ancora le vedo poco, vedo quello che vedo veramente è una società civile fortissima, bellissima, viva, vivace, che ha voglia di partecipare, che ha voglia di avere una chance. Quella società civile sono quelli che migrano, perché se lì non c'è nessuna possibilità, vado via, sarei andato via anch'io. Scusate, mi accaloro. La seconda domanda. Anche qui, giustamente tu hai detto una domanda che mi riguarda per la questione informazione. È vero, noi oggi abbiamo l'impressione, anzi quel signor Barnawi, così sgomberiamo il campo, quel signor Barnawi usa, lui è quello che poi ha fatto nascere Ansaru, che è una costola di, che ha fatto anche loro parecchie violenze nonostante le dichiarazioni, ma ovviamente quando sulla questione religiosa si vuole contestare qualcuno si usano quelle parole, non è detto che chi le usa è un innocentino, perché poi se tu hai letto il libro lì si capisce, ma però è giustamente questa sottolineatura è importante, perché la questione Islam
è una questione veramente importante. Guardate che oggi noi, se dessimo ascolto alle sollecitazioni che ci arrivano dall'informazione, dovremmo dedurre che, anzi deduciamo molte volte, che Islam è sinonimo di lapidazioni, attentati, decapitazioni, tutte le cose più schifose. Guardate, io che ho viaggiato per parecchi anni in Africa e mi è capitato di viaggiare in paesi musulmani, ma vi assicuro, non è così. L'Islam, soprattutto quello africano, è una cosa, a me mi ha affascinato. Mali, paese bellissimo, dove oggi c'è una guerra civile determinata dal fatto che le formazioni dell'integralismo islamico jihadista, scese dal Maghreb, hanno occupato il nord insomma, chi ha visto il film Timbuktu, le notizie di attualità, questi sono arrivati lì e stavano prendendo tutto il Mali. Quando ancora questa roba non c'era, io avevo fatto un viaggio strepitoso da Bamako sotto, il Mali è una specie di clessidra, sotto poi si stringe, c'è il delta interno del Niger e poi si allarga in questo deserto enorme. Bene, in quella strettoia io viaggiavo su una pinasse sul fiume Niger, un viaggio bellissimo. Quello che guidava, siccome in quella strettoia, poco dopo quella strettoia, c'è il villaggio di Alifar Katouré, forse qualcuno lo conosce, è un grandissimo musicista maliano. Bene, io ero su questa piroga con il Niger, le coste, insomma tutto così, lui a un certo punto schiaccia il registratore e parte la musica di Alifar Katouré. Sembrava un film, una cosa fantastica. Tutto il Mali è islamico. Io in quel villaggio, era la festa del montone islamica, non riuscivo, io bianco infedele, non riuscivo a venire via perché tutti volevano che mangiassi con loro. Oggi purtroppo questo non può più succedere. Altro esempio, in Somalia, io ho frequentato la Somalia nei primi anni 90, quando è scoppiata la guerra civile. La Somalia era un posto idilliaco, tu eri lì con questa temperatura bellissima, la gente che parlava italiano, perché erano nostri colonizzati, e a un certo punto tutti islamici, arriva alle 5 l'ora della preghiera, si ferma tutto, tutti col culo per aria, e dico, ma silenzio perfetto. A me mi affascinava questa cosa. E poi questi finivano la preghiera e avevano voglia di parlare con me, mi chiedevano, mi raccontavano. Il vestito tradizionale delle donne somale lascia scoperta una spalla ed è un vestito variopinto di colori sgargianti. Oggi, 20 anni dopo, se voi andate in Somalia, le donne sono tutte vestite di nero, se va bene di grigio. Anche le bambine sembrano mosche. Che cosa è successo? Io quando viaggiavo tempo fa, questo libro inizia così, in Camerun, volevo andare a vedere il lago Chad sopra, e il Camerun, in questo rettangolino che arriva su lì, la popolazione è islamica. E quindi arrivo in un villaggio accolto dal capo villaggio e dall'imam del villaggio, il quale mi fa gli auguri per il mio lavoro, mi tengono lì, ovviamente mi danno da mangiare perché non andate via. L'imam addirittura mi dice, ma visita la nostra moschea, e mi porta in moschea, lo faccio adesso, dovete pagare il riscatto, perché non è più possibile. Bene, quindi che cosa è successo? La religione, guardate, non c'entra niente. Nella storia che avevo fatto prima della Nigeria, avete visto quali sono gli interessi? Dietro alla religione c'è la politica. E i politici sono veramente spregiudicati, e noi qua lo sappiamo,
ma i politici sono spregiudicati perché sanno che se toccano quel nervo scoperto della religione sono in grado di far fare alla gente di tutto. Per venire ai giorni nostri, qua i politici lo sanno bene, se toccano il nervo scoperto della paura, dell'invasione, eccetera, prendono voti. La politica fa questo, e del resto, guardate, l'abbiamo fatto anche noi con la nostra religione. Pensate alla storia. Quando c'è bisogno di conquista, le religioni diventano cattive. Ma la religione non c'entra niente. Non so se ho risposto. Bravissimo. Prego, c'è qualcuno? Penso a Sarrabbia. È tutto chiaro? Non... Arrivo. Buonasera. Io avevo questa curiosità. Io penso che nella storia europea la redistribuzione delle ricchezze non è avvenuta a costo zero, nel senso che credo che sia dovuto a un processo di lotte sociali che poi hanno portato a delle possibilità. Mi domandavo se ad esempio in Nigeria o in altri paesi africani esiste un movimento, cioè esistono quello che vengono chiamati corpi sociali intermedi che su questa cosa possono, perché lei dice che bisogna cambiare le classi dirigenti, però le cose non avvengono miracolosamente, mi viene da dire, no? Avvengono se ci sono movimenti. Io volevo capire da lei se si muove qualcosa. Sì, se ci sono... Sì, sto guardando se qualcuno alza la mano. Intanto io rispondo. Sì. No, in Africa si muove tantissimo. Il problema è che queste classi dirigenti hanno sviluppato un sistema repressivo e di controllo veramente tremendo. Sono cattivi. Noi qui siamo abituati che possiamo andare in piazza e protestare per delle cose, ma guardate che lì non è una cosa semplice. In Repubblica Democratica del Congo, a Kinshasa, in questi giorni, che la gente protesta perché non vuole che Kabila si ripresenti, ogni volta che la gente va in piazza sono 50 morti. In Gabon recentemente hanno contestato le elezioni in cui ha vinto naturalmente il presidente in carica, cioè il figlio di Ali Bongo, di Omar Bongo, e anche lì 100 morti. Quindi, però i movimenti ci sono. Ve ne ho fatti due negativi, ve ne faccio uno positivo. Burkina Faso, anche questa sarebbe una storia, perché il presidente del Burkina Faso, un certo Blaise Compaoré, era uno che aveva fatto un colpo di Stato con un grandissimo personaggio africano, Thomas Sankara, che aveva veramente cambiato il paese. Poi, allettato evidentemente dalle promesse della vecchia potenza coloniale, lui a sua volta ha fatto un colpo al suo migliore amico, Thomas Sankara, ucciso. Blaise Compaoré ha fatto questo ed è rimasto al potere quei soli 27 anni. Un anno e mezzo fa in Burkina Faso scoppia una rivolta, i giovani vanno in piazza, muoiono, ma continuano ad andare in piazza finché Blaise Compaoré non ritiene più prudente scappare, e scappa. C'è stata una lotta di potere perché in pochi giorni, in una settimana, ci sono stati due colpi di Stato, perché ovviamente quelli che hanno perso cercano di ritornare lì, ma i giovani in piazza cercavano di sostenevano soprattutto un leader, un vecchio leader che naturalmente ha perso, però la gente va, e comunque in Burkina Faso è riuscita a mandare via un dittatore eterno, un dinosauro. C'è una frase che mi aveva colpito, quando è stato eletto Obama, tutti questi dinosauri di presidenti africani hanno rilasciato dichiarazioni
esaltanti, finalmente un presidente originario dell'Africa, capo della nazione più grande, più potente, più forte del mondo. Un grande scrittore africano, mozambicano, Mia Couto, disse, scrivendolo su un giornale europeo, scrisse: state zitti, che se Obama fosse stato in Africa non sarebbe arrivato nemmeno alle primarie. Ed è vero, perché questa è la situazione. Quando succede qualcosa in Africa, e veramente in Africa, come vi dicevo, c'è una società civile fortissima, affascinante, bella, creativa. Io in qualunque paese vado, trovo un rapper che è finito in galera. E sono persone che raccontano la società civile. Me ne ricordo uno in Mozambico, un certo Azagaya, Azagaya è una lancia, che lui cosa ha fatto? Ha preso le parole di un discorso di Samora Machel, il leader che aveva poi morto, che aveva liberato, ha iniziato la lotta di liberazione e poi vinta, e sulle parole di quel discorso aveva messo la sua musica e lo faceva parlare. Lui aveva una cadenza, questo Samora Machel, che sembrava un rapper con la musica sotto, e questa roba qui era una denuncia della classe al potere tremenda, tant'è vero che l'hanno messo in galera, ma è diventato l'idolo della gente. Queste persone non entreranno mai nei circuiti commerciali della nostra musica, ma in Africa sono dei leader. E del resto vi parlavo di Fela Kuti. No, in Africa si muove molto, molto. Noi dovremmo rafforzarli questi leader. Chi fa cooperazione, cioè, dovrebbe invitarli qui, perché un africano che viene in Europa diventa più forte, è più difficile farlo fuori. E quindi quella forza tante volte gliela diamo noi, se non gliela danno i nostri governanti, gliela dobbiamo dare noi. Prego. Le volevo chiedere, il regime politico della Nigeria attuale non ne ha parlato? L'ultima volta, nell'ultima relazione della scorsa settimana, si è detto che la Nigeria, il regime politico è cambiato con le ultime elezioni. È vero? E come mai? Come mai è cambiato? L'opposizione è riuscita a ottenere il posto di governo in Nigeria, quando negli altri paesi finora non è mai successo. Sì, la Nigeria effettivamente è un paese anomalo da questo punto di vista. Quando io vi ho raccontato di quel contrasto tra nord e sud, a un certo punto o si andava allo scontro frontale o si faceva un compromesso. Si è fatto un compromesso, ma è un compromesso armato. Quindi il compromesso dice che c'è un partito di governo nel quale ci sono uomini del nord e del sud, ma il potere federale è alternativamente assegnato a uno del sud e a uno del nord, a uno del sud, a uno del nord. Cos'è successo recentemente? Che c'è stato Olusegun Obasanjo e poi Yar'Adua, mi pare. Yar'Adua c'era stato l'accordo ed era islamico. Il vicepresidente in questo accordo deve essere uno del sud. Yar'Adua era del nord. Il vicepresidente era un certo Goodluck Jonathan, di nome e di fatto. Perché? Perché Yar'Adua muore di infarto e il vicepresidente diventa presidente. Quindi Goodluck Jonathan diventa presidente. Com'era andato al posto di vicepresidente? Perché lui era il vicepresidente dello stato di Bayelsa e il presidente è morto. E quindi lui è diventato presidente dello stato di Bayelsa, poi dopo per gli accordi interni è diventato vicepresidente di federale e muore il presidente federale, lui diventa presidente.
era il mandato degli islamici, era il mandato di quelli del nord. Quindi quando finisce il mandato, good luck Jonathan, e quelli del nord dicono, beh, adesso tocca a noi, e lui dice, no, era il mandato vostro, io mi sono trovato lì. Quindi c'è stato un po' di scontro. Good luck Jonathan ha fatto le elezioni e ha vinte, ma è ovvio, vincono quelli del sud nelle elezioni, è per quello che ci vuole questo accordo, perché sono di più. E oggi è cambiato ancora, perché probabilmente si riferiva a questo il Signore, perché secondo quell'accordo ha dovuto vincere, nonostante Good Luck Jonathan si sia ripresentato, ha vinto uno del nord, Muhammadu Buhari, un ex generale che è ritornato al potere. Ho un'altra domanda, Sì. Sì, più di una domanda, vorrei una conferma se ho capito o se non ho capito niente, se sono rintronato. Adesso stiamo parlando molto di corruzione, non abbiamo parlato molto della Nigeria, ne abbiamo sentito parlare anche nelle due precedenti serate. Però la corruzione per esistere ha bisogno di dei regimi corrotti e dei potentati che corrompono. Forse sarebbe interessante riuscire a fare, a pubblicizzare e a far capire intorno a noi quali sono questi potentati che corrompono e corrompono questi regimi impedendo quello sviluppo che tutti auspichiamo. E forse vorrei chiedere se non è forse una stupidaggine quello che oggi noi spesso sentiamo dire, che per evitare l'immigrazione dovremmo aiutarli a casa loro. Se gli aiuti sono quelli che abbiamo dato in questi ultimi 50 anni e se quello che hanno prodotto questi aiuti è questo quadro abbastanza desolante, forse è meglio che non diamo aiuti e ragioniamo qualche altra cosa. O ho sbagliato tutto? No, sono gli argomenti. Il problema è conoscere, no? Allora, ho l'impressione che quando lei mi chiede di parlare dei potentati che corrompono, nel caso della Nigeria, mi chiede di parlare, come se fosse anche per la Francia o per altri, mi chiede di parlare di una grande potenza del nostro paese che è l'ENI. Ma l'ENI è stata condannata diverse volte per aver dato tangenti, per avere corrotto nel delta del Niger, eccetera. L'ultima, se non ho capito male, perché poi le vicende giuridiche sono complesse, l'ultima condanna riguardava una tangente di ben $1 miliardo. $1 miliardo. Pagata per ottenere una concessione, poi lì vai a capire come funziona, però capisci, capite, sono queste cose. Chi corrompe lo fa, molto probabilmente lo fa anche perché è una, come dire, per dire, se noi volessimo che non succede così, noi società civile dell'Italia dovremmo dire adesso basta, adesso paghiamo il petrolio al giusto prezzo, non diamo tangenti, interviamo i tubi, facciamo le cose per bene, non ci stiamo alla corruzione. Bene, un partito che dice questa cosa nel suo programma qua deve mettere che paghiamo la benzina di più. Quanti voti prendiamo? È un problema, eh? E del resto, guardate, io sono totalmente d'accordo che bisogna aiutarli a casa loro, ma chi ha coniato questa frase dei nostri politici qualche tempo fa non sapeva di cosa parlava. Aiutarli a casa loro è la cosa più onerosa, è una cosa che praticamente dovrebbe risarcire 3 secoli di schiavismo, 2 di colonialismo, perché questo abbiamo fatto. Come fa un continente a svilupparsi quando io per 3 secoli ho tirato via da lì le forze più vive?
con lo schiavismo e continua a farlo oggi, perché i giovani che arrivano qui sono braccia e menti rubate all'Africa. Come faccio a pensare che un continente si può sviluppare quando io per tutto il periodo del colonialismo ho detto, bene, sapete come funzionava il colonialismo? Cioè la Francia andava in Africa occidentale, in Senegal, e diceva, oh, ma qua cresce benissimo le arachidi, tutto il Senegal ad arachidi. E i senegalesi cosa mangiano? Beh, ma noi abbiamo anche le colonie in Indocina, portiamo qua il riso. Poi il colonialismo finisce e i senegalesi si trovano con un'agricoltura che fa solo arachidi. È una bella eredità, è una bella zavorra. Aiutiamoli a casa loro significa trovare dei rimedi a questi danni, perché non c'è un paese che si sviluppa senza l'agricoltura, senza almeno il raggiungimento dell'autosufficienza alimentare, e dovremmo fare queste cose. Purtroppo non le facciamo ancora, abbiamo tantissimi interessi, non è questa conferenza, ma ci sarebbero mille esempi per capire come funziona oggi lo scambio tra l'Europa e l'Africa. Vi dico solo una cosa: Belgio, uno sputacchietto di paese invisibile in un continente piccolino. Belgio, super abitato e con una popolazione tra le più appagate del mondo. Angola, grande 4 volte l'Italia, poco abitato, 14 milioni di abitanti. L'Angola ha tutto: diamanti, petrolio, c'è tutto. 14 milioni di persone sono tra le popolazioni più povere del mondo. E abbiamo fatto sta roba, Evidentemente i belgi vivono al di sopra delle loro possibilità e gli angolani al di sotto. Ripianare questa roba qui è una cosa costosa. Ho un'altra domanda? Sì. Io volevo riallacciarmi a quanto ha detto prima il signore che ha parlato prima di me, e adesso con la sua nuova narrazione mi ha un po' spiazzato, no? Perché volevo appunto chiedere qual è la nostra responsabilità, la responsabilità del mondo più ricco, o ricco, no? O più ricco, perché stiamo diventando anche noi poveri. Qual è la responsabilità delle potenze più grandi come l'USA, come la Cina, che stanno invadendo, la Cina in particolare, no? L'Africa si sta acquistando, pezzi di Africa, no? Con la costruzione di infrastrutture, strutture, cose di questo genere, facendo lavorare i cinesi e non, tra l'altro, le popolazioni del posto. Quindi noi abbiamo diverse responsabilità. Noi come stati più potenti, insomma, no? Comunque la sua risposta recente adesso mi è sembrata molto pessimista su queste possibilità nostre, ma non so, mi piacerebbe proprio riflettere su questo tema e vedere se veramente ci sono delle vie che noi possiamo, no, percorrere per aiutare in senso positivo. Ecco, lei diceva Leni, certo, Leni no, con i suoi pozzi ci dà tanto petrolio, a noi serve, naturalmente Leni ha tutto l'interesse di dare mazzetti ai politici, no? E di accettare le commesse arricchendo soltanto i grandi capi, no? E queste ricchezze non vengono quindi distribuite, come diceva lei, per costruire scuole, per dare più naturalmente lavoro alle persone, per costruire un'economia agricola che è la base fondamentale della forza. Però insomma, lei ha la sua responsabilità,
Io dico, se lavora in un paese del genere, dico lei per fare un esempio qualsiasi, non lo so, volevo appunto la sua... Un po' di ottimismo. La sua riflessione, un po' di ottimismo, volevo... c'è qualche strada da percorrere che non sia soltanto quella dell'interesse. Sì, allora io... Io penso che dobbiamo fotografare la situazione è quella, ma come sempre, quando la fotografiamo, magari poi come vanno le cose ci smentiscono. Faccio un esempio, vi ricordate molti di voi, anni 80, AIDS, l'Africa non avrebbe dovuto esserci più, dovevamo morire tutti. Dicevano addirittura che c'erano dei paesi che sarebbero scomparsi. Bene, l'Africa da allora è aumentata di quei 300 milioni di abitanti, ci ha smentito. L'Africa davvero è un continente sorprendente. La cosa secondo me che ci può aiutare, vedete, noi siamo un po' schizofrenici. C'è la globalizzazione, viva la globalizzazione, perché così siamo tutti. Poi la globalizzazione vuol dire che merci e uomini si muovono e se si muovono gli uomini protestiamo. Ma guardate, oggi l'Africa è qua. Oggi l'Africa è qui. Io nel mio lavoro mi rendo conto che quando devo partire per un paese africano, una volta mi raccoglievo i libri, mi andavo a vedere le cose, eccetera. Continuo a fare quello, ma una cosa che faccio assolutamente adesso è andarmi a cercare i membri della comunità del paese dove andrò. Questi mi danno delle informazioni spettacolari. Non ci sarei mai arrivato. Mi danno i nomi dei rapper che vado a incontrare. Ormai ho capito che la musica in Africa è più importante del presidente e del capo guerrigliero. La musica in Africa trasferisce messaggi in un modo veramente dirompente. E questa cosa qui da qualche parte porterà, da qualche parte porterà. Poi guardate, del resto dipende dove vado, ma tante volte quando vado in qualche paese racconto la cosa che adesso vi racconto, se ho tempo, sì. La platea si arrabbia un pochino, ma guardate che la questione immigrazione, noi possiamo mettere i fucilieri alle frontiere, possiamo metterli in galera appena entrano, continueranno ad arrivare, una chance loro la vogliono. E del resto l'Africa, quasi un miliardo di abitanti, di più, superato il miliardo di abitanti, il 60% ha meno di 15 anni, hanno una voglia di vivere infrenabile, e in Nigeria in particolare, la Nigeria è un vulcano in eruzione di idee, di cose, e vogliono avere una chance nella vita. Vediamo di qua, noi, Europa, piccola, siamo vecchi, non riusciamo a vivere il presente, ci abbiamo paura, per noi il futuro è una minaccia, raccogliamo i soldi, facciamo le assicurazioni, poi la vita butta per aria tutto. Ma noi abbiamo interesse a conoscere questa vita dirompente. Non lo dobbiamo fare per buonismo, lo dobbiamo fare perché è opportuno, è opportunista. Racconto la cosa che dico, che ogni tanto la gente si arrabbia un po', è questa. Io lavoro in una redazione. Quando succede qualcosa di importante, non posso prendere, finito l'orario, vado via, devo rimanere lì, quindi ho due possibilità: o chiamo la pizzeria, l'artigiano della pizza,
e ordino una pizza. Lui si arrabbia perché vorrebbe l'ordinazione familiare, ma cioè, io ordino una pizza. Me la porta dopo un'ora e più, me la fa pagare un sacco di soldi, arriva sgarbatissimo, me la butta lì e se ne va. L'alternativa che ho è chiamare quello del kebab. 3 euro di kebab. Lui arriva dopo 5 minuti, entra in redazione, si ricorda il mio nome, mi chiede come funziona la radio, eccetera, va via, mi dice, oh, richiamami. La domanda serissima è, ma chi vincerà? È seria, guardate, è serissima sta cosa. Se la vogliamo trasformare in una guerra, la perderemo. Se invece riusciamo a trasformarla in un incontro, in quello che avrebbe dovuto essere la globalizzazione, forse ci caviamo da guadagnarci tutti. Certo è che non li fermeremo, e del resto è la storia dell'umanità che è così. Da che mondo è mondo? Dove c'è povertà la gente va dove c'è ricchezza, se non c'è lavoro va dove c'è lavoro. Ma cosa vogliamo? Fermare la storia? E del resto, ma di quale invasione parliamo? 60 milioni di abitanti d'Italia, da 15 anni gli stranieri sono 5 milioni. È successo qualcosa? E scusate, oggi tutti i giornali dicono che è record negli arrivi in Italia. È vero, record. Erano 150.000, sono 153.000, 3.000 in più. Ma siamo 60 milioni. 150.000, Renzi l'ha detto, nel 2014 sono arrivati di più che nel 2015 e che in proiezione nel 2016. E perché non è scoppiata un'emergenza nel 2014? Sapete, la crisi dei migranti l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo fatta facendo una guerra in Siria, facendo 20 anni di guerra in Afghanistan e in Iraq, buttando per aria il Maghreb e non rimettendolo a posto, e l'abbiamo fatto chiudendo le frontiere europee, cioè quelle in mezzo. Altrimenti noi dei migranti oggi ci accorgeremo quasi nulla. Ce ne accorgeremmo come minimo come nel 2010, che continuavano ad arrivare anche allora. E quindi capite che in tutto questo la politica c'entra molto, e io credo che da questo punto di vista possiamo essere ottimisti. Possiamo essere ottimisti e possiamo pensare che con delle politiche giuste, pensando a un'economia più sobria, più attenta, si può veramente aiutarli a casa loro. Dopotutto noi dovremmo innanzitutto cominciare a non difendere e a non sostenere, perché poi non lo facciamo apertamente, ma a non sostenere dei dittatori che non distribuiscono la ricchezza, di paesi ricchi. La Nigeria è ricchissima. Tengo da prima. Qualche altra domanda? La libertà di stampa com'è? Internet? In questi paesi africani? Molte volte, per esempio, in Gabon appena scoppiano i disordini, adesso in Etiopia chiudono. In Nigeria uguale. In Nigeria un po' meno, la Nigeria è un paese particolare, la Nigeria è un paese sulla carta laico, democratico, eccetera. Sono ovviamente, andare contro il potere è un... Se non ci sono altre domande, io ringrazierei davvero Raffaele Mastro, sapendo, come si dice in pubblicità, che se vi è piaciuto torna. Tra 15 giorni gli tocca la Costa d'Avorio e adesso sa cosa però aspetta. Sono bruciato tutti gli anni. Adesso devi studiare, mi dispiace, ormai il calendario è fatto. Io davvero vi ringrazio tanto di stasera. Ripeto, cominciamo questo ciclo di 4 paesi e 2 li faremo insieme la prossima volta, non la prossima, quell'altra. E vi auguro davvero una buona serata a tutti. Grazie ancora.